Sembra di vedere un film di fantascienza con i marziani che sono arrivati e hanno distrutto tutto. Tubi tagliati, roba arrugginita. Sembra quasi un quadro di Böcklin, che era un pittore malinconico, dipingeva isole tristi abbandonate, potrebbe aver dipinto anche queste cose. Conigliano rappresentava un esperimento nuovo, una possibilità nuova non solo per l'industria italiana ma anche per la stessa città di Genova. Quando Eugenio Carmi, giovane artista di allora, fu chiamato come art director, non c'era ancora una vera e propria coscienza dell'importanza che avesse per una fabbrica, per un'azienda, la presenza di un designer, di un artista. Io ho introdotto nella Cornigliano e poi nell'Italsider l'astrazione in tutti i prodotti interni della società. Erano anni in cui seminavamo, abbiamo seminato tantissimo. Una serie di opere di Carmi, che forse non sono tra le sue più conosciute, era una serie di cartelli antinfortunistici che lui aveva fatto per l'azienda. I cartelli, mi ricordo, dicevano la testa o le mani, in modo che qualcuno, vedendo queste composizioni astratte abbastanza, ma si vedeva un elmo su una testa tonda, eccetera, una cosa del genere, sapeva immediatamente come cercare di difendersi.